Ciao a tutti, sono Pierluigi. Oggi sono qua per invitarvi a un'iniziativa che parte a Romena il 23-24 aprile. È un incontro e è partito dall'idea di offrire queste due giornate, questo fine settimana, a tutti, è aperto a tutti chi vorrà venire, proprio per aiutarci a riflettere un po', a ritornare un po' in noi stessi, a prepararci. Sì, questa è un'epoca che ci chiede di essere pronti con le lampade accese, con la mente aperta, con il cuore pronto a partire, perché credo che ci sarà da fare tanto e dovremmo riaccendere un po' la speranza in noi e negli altri, anche le nostre capacità. Quindi questo convegno di cui ora questi due amici vi parleranno, siete invitati a iscrivervi. Ho preferito ripetere una cosa che ebbe molto successo, che piacque molto. Sarà gestito da un gruppo di amici. Sono dei miei amici, collaboratori professionisti con cui abbiamo condiviso questa preparazione e non vediamo l'ora di incontrarsi insieme. Ora ve li presento. Ciao a tutti, sono Beatrice e la nostra proposta è la seguente. Abbiamo considerato che in un momento di ripartenza, dopo la pandemia, che è stato un momento così fragile, in un momento appunto dilaniato da guerra, divisioni, abbiamo pensato che era urgente il desiderio di ricentrarci. E, a partire da cosa? A partire da un tema che per noi è stato fondamentale, il tema dell'ascolto. Perché abbiamo considerato che nell'ascolto è la radice della pace. Quindi la nostra proposta sarà quella di un incontro tematico con un'impostazione però interattiva, partecipativa, esperienziale, che vedrà il tema affrontato appunto attraverso un insieme di laboratori. Per cui con questi laboratori faremo un percorso. E questo percorso sarà fatto a partire dal rumore che ci abita fino a fare silenzio dentro di noi per ritrovare un tipo di ascolto profondo e empatico, da cui poi scaturisce un'azione costruttiva e una ritrovata comunione. Grazie Bea, io sono Renato Migliuolo, faccio parte di questo gruppo meraviglioso che ha formato il bravo Pierluigi. Che dire, la cosa più, diciamo, la parte organizzativa è che per partecipare è opportuno contattare la segreteria di Romena. Il costo ovviamente permette anche di poter pranzare il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio. Gli incontri due saranno così organizzati, partiranno alle 9 del mattino di sabato e termineranno la domenica pomeriggio. Che dire, ha detto tutto Pigi, Bea ha spiegato molto bene come sono strutturati questi laboratori. In un momento in cui la parola contagio spaventa, venite che vi contagiamo di felicità. Ve lo possiamo garantire, sarà veramente un bel momento e vi aspettiamo con grandissima gioia. Grazie. Bene, allora vi aspettiamo, a presto, ciao. E nel Ciao a frattempo, tutti. buona Pasqua, ciao. Augurissimi.